In questo palazzo dell'ipocrisia voi vi lamentate se una forza di opposizione presenta una mozione di sfiducia nei confronti di un ministro. Questo perché pensavate, prima che entrasse il Movimento 5 Stelle, di essere totalmente immuni da qualsiasi critica, che questo palazzo fosse chiuso ai cittadini. Il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione di sfiducia e soltanto questo è riuscito a costringere il ministro Boschi a venire qui in aula e a parlare e a fornire spiegazioni di fronte al Parlamento, quindi di fronte alla nazione intera, perché lei pensava che sarebbero bastate quattro frasi in croci dette durante la presentazione del libro di Vespa. Ecco, questo non funziona in una Repubblica democratica. Lei viene in aula e parla. Proverete, e avete già provato, a buttarla su cavilli, controcavilli, articoli, valore azionario di 1.500-2.000 azioni, ma pensate veramente che il punto sia il valore di queste 4, 5, 1.000, 3.000 azioni? Il punto è semplice, la domanda che tutti gli italiani si devono fare è la seguente. Il governo Renzi, ancor prima il governo Letta, in questa legislatura, ha o meno favorito gli interessi del mondo delle banche? La risposta evidentemente è sì. Lo fece la prima volta il governo Letta con un infame decreto su IMO Banca d'Italia che ha dato quattrini nostri a una serie di banche private che detengono pacchetti azionari di Banca d'Italia e che molto probabilmente compreranno queste nuove banche, tra cui Nuova Banca Etruria, che sono state ripulite e resi dei veri e propri gioiellini e verranno comprate molto probabilmente da Intesa San Paolo e Unicredit, che vennero favorite da quel decreto infame grazie alla compiacenza della Presidente Boldrini con quella ghigliottina incostituzionale assolutamente assurda.